Salve amici, visto che in questo periodo a Las Terrenas il tempo non è per niente clemente, ma non penso solo a Las Terrenas ma in tutta la Repubblica Dominicana, e quindi non ci concede di raggiungere i posti che vorremmo farvi vedere con i prossimi video che spero che un giorno riusciremo a fare, oggi voglio affrontare un argomento da voi molto richiesto, ossia come raggiungere Las Terrenas dai 5 aeroporti principali della Repubblica Dominicana, naturalmente in linea generale. Partiamo quindi dall'aeroporto più vicino a noi, ossia El Catey de Samaná. El Catey de Samaná dista circa 20-25 km da Las Terrenas ed è l'aeroporto più nuovo dei 5, in quanto è stato inaugurato nel 2006, però paradossalmente è quello meno utilizzato per chi si vuole recare a Las Terrenas, per tre motivi principali. Primo motivo, è servito da poche compagnie e dall'Italia da una sola, ossia la Neos, e per giunta una sola volta a settimana. Secondo motivo, che quello più importante, che i voli sono veramente molto cari. Terzo motivo, che purtroppo questo volo esiste solo normalmente da metà dicembre fino ad aprile. Quindi tutte le persone, non tutte, però la maggior parte delle persone che vogliono raggiungere Las Terrenas decidono di volare sull'aeroporto internazionale di Santo Domingo Las Americas. L'aeroporto di Las Americas dista circa 140 km da Las Terrenas per una durata media del viaggio che si aggira intorno alle 2 ore e un quarto. Per raggiungere Las Terrenas dall'aeroporto di Las Americas abbiamo tre opzioni principali. La prima e più economica è quella di utilizzare il servizio di autobus pubblico, che però ricordate non parte direttamente dall'aeroporto, quindi dovrete arrivare con un taxi dall'aeroporto alla fermata degli autobus, che si chiama Parada Samaná. Il costo del taxi dall'aeroporto alla Parada Samaná è orientativamente tra i 12 e i 15 euro, mentre l'autobus, che qui si chiama Guagua, costa intorno ai 7,5 euro. Ricordate però che non ci sono autobus prima delle 8:30-9 del mattino, e l'ultimo invece lo troverete tra le 6 e 6:30 della sera. Seconda opzione, quella di affittare direttamente in aeroporto un'automobile, però questa opzione la sconsiglio a coloro che viaggiano da soli e in particolare di notte. Terza opzione, invece quella più pratica ma anche quella più costosa, è quella di utilizzare un servizio taxi privato che appunto vi porterà direttamente dall'aeroporto fino qui a Las Terrenas. I costi medi di questo spostamento sono tra i 140 e i 150 euro. Purtroppo chi vuole raggiungere l'aeroporto de Las Americas deve tenere conto che dovrà fare minimo uno scalo, che potrà essere Parigi, Bruxelles o Madrid, mentre chi desidera un volo diretto invece può puntare sull'aeroporto di La Romana. Quindi dall'Italia ci sono varie compagnie che operano il volo diretto su questo aeroporto, appunto La Romana, come Meridiana oppure Blue Panorama. L'unico inconveniente è che La Romana dista da Las Terrenas quasi 220 km per 3 ore e mezza di viaggio. Le stesse opzioni che abbiamo menzionato per l'aeroporto di Las Americas valgono anche per questo aeroporto, solo che dobbiamo sapere che il servizio pubblico di autobus non è diretto, quindi dovremo cambiare. Mentre per quanto riguarda il taxi privato, il costo raggiunge quasi 200 euro. Navigando su internet è facile trovare delle buonissime offerte dall'Italia alla Repubblica Dominicana per voli che atterrano a Punta Cana, e molte persone, attratte da queste offerte, prenotano il biglietto. Però poi, una volta arrivate all'aeroporto, si devono scontrare con la realtà della distanza che c'è tra questo aeroporto e Las Terrenas, che sono quasi 300 km per più di 4 ore di viaggio. Quindi amici, tenete presente che un taxi privato, che sempre secondo me è la scelta più consigliata, vi costerà 260 euro minimo, mentre se volete utilizzare il servizio di autobus pubblico sappiate che non è diretto e dovrete cambiare, e in più l'ultimo è alle 4 di pomeriggio. Per dovere di cronaca vi segnalo anche un altro aeroporto, ossia l'aeroporto di Puerto Plata. Questo aeroporto non è molto utilizzato per chi vuole raggiungere Las Terrenas, anche perché è poco collegato dall'Italia. In più, nonostante la distanza tra l'aeroporto e Las Terrenas sia identica a quella da Las Americas, e quindi anche il costo del taxi sia identico, la strada non sarà un'autostrada ma è una strada tipo provinciale. Amici, quindi il mio consiglio è che quando pianificherete il vostro viaggio non dovete dare per scontato
che i collegamenti e gli spostamenti interni in Repubblica Dominicana siano così facili e pratici come magari in altre parti del mondo. Vi ricordo che queste informazioni che vi ho dato sono aggiornate ad oggi, ossia primavera 2017. Spero che queste informazioni vi facciano comodo per quando verrete qui a trovarci, e mi raccomando, mettete mi piace sulla mia pagina Facebook e iscrivetevi al mio canale YouTube. Ciao!